Fabio. Ciao Alberto, Allora, no, niente, che si dice a Frosolone? Alberto, mi senti? Io ti sento. Ti ho perso per un po' di secondi. Ok. Hai pubblicato un post che riprende un articolo del Financial Times sulle scommesse, insomma, sulle posizioni che hanno preso gli hedge fund contro i titoli del debito pubblico italiano. Eh sì, è pesante. Dice che le posizioni corte non sono mai state tanto alte, che sono stati presi a prezzo 39 miliardi di titoli del debito italiano, che c'è un picco nelle posizioni a corto perché gli investitori internazionali pensano che il costo del debito salirà alle stelle e quindi il valore del debito andrà giù. Quindi stanno pigliando il debito italiano shortato da una molteplicità di grandi fondi. Ossia, si pensa che ci sarà una crisi del debito italiano, in altre parole, dovuta a il prezzo del gas, due, il nuovo governo. Sai, questa è una situazione classica da one-way bet. In altri termini, giustamente, quelli che operano sui mercati finanziari vedono quali sono le probabilità che la situazione economica italiana migliori o peggiori, come la probabilità che la situazione economica migliori sull'ipotesi più probabile. E visto che questa ipotesi di peggioramento è molto, ma molto più probabile, si regolano di conseguenza. È un po' quello che successe, mutatis mutandis, quando Soros scommise sulla uscita della lira dallo SME, la lira e la sterlina. Quindi il motivo è che da un lato c'è un'incertezza politica che durerà almeno 2 mesi fino alla formazione del nuovo governo, governo che poi dovrà fare una legge finanziaria di lacrime e sangue, politicamente molto difficile da far passare in tempi brevi. Quindi i mercati prevedono che da qui alla fine dell'anno ci sarà estrema incertezza, fortissima volatilità e, in aggiunta alla crisi energetica, quindi all'aumento del prezzo del gas che colpisce al cuore il tessuto economico e il tessuto industriale italiano, c'è anche la tendenza al rialzo dei tassi di interesse perché la Banca Centrale ha finalmente deciso di fare qualcosa contro questa fiammata inflazionistica e oggi, tra l'altro, ha confermato che i piani di normalizzazione dei tassi di interesse, che ripetiamo fino a poco tempo fa erano sotto zero, i piani
normalizzazione proseguiranno per i prossimi mesi. Quindi ci sono tre elementi, tre fattori molto potenti che spingono i mercati finanziari a mettere su scommesse anche abbastanza pesanti contro il titolo del debito pubblico italiano. Se poi si aggiunge che in questa campagna elettorale si stanno facendo promesse completamente irresponsabili sulle spese pubbliche nel medio periodo, quindi le pensioni, la flat tax, il tetto italiano, cioè non europeo, un tetto a carico del governo italiano sul costo del gas, sul prezzo del gas. È chiaro che chi gestisce un hedge fund, a vedere uno spettacolo e uno sfacelo di queste proporzioni, si lette i baffi, come il gatto con gli stivali, oppure come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Certo. Secondo te che bisognerebbe fare per no, è la cosa... convincere, no, o quantomeno dissuadere? No, la cosa principale è la Meloni dovrebbe dire: fermi tutti, considerato i venti di tempesta che si stanno profilando dovuto a una serie di eventi, faremo una finanziaria lacrime e sangue per evitare speculazioni sul nostro debito. Se già la Meloni annunciasse qualcosa del genere, servirebbe come? Beh, dovrebbe dire con maggiore esattezza quali saranno i criteri che ispireranno la prossima legge di bilancio. Cioè dovrebbe dire: allora, noi intendiamo mantenere il deficit al di sotto di un certo livello, intendiamo consolidare le spese in questo modo, intendiamo ridurre i costi per il reddito di cittadinanza, e insomma dovrebbe andare sullo specifico, cioè dovrebbe offrire delle soluzioni chiare, e a quel punto gli hedge fund o chi per essi hanno preso queste posizioni corte si troverebbero. E difatti, guarda, c'è un'intervista qui della Meloni a Reuters che dice: Italy's Meloni says public finances will be safe in their hands. La Meloni dichiara che le finanze pubbliche saranno salve nelle sue mani. Un'intervista del 24 agosto. Certo, ma questo, come dire, è una dichiarazione di circostanza. Sì, sì, però non basta dire tutto va bene, madama la marchesa. Deve dire: sono le finanze pubbliche, sono in buone mani, perché prenderemo queste misure, perché attueremo questi provvedimenti. Vediamo se recupero queste leggi. Quindi i mercati non si lasciano incantare da due chiacchiere vaghe, diffuse, per tappare i buchi o per ricucire qualche strappo nei pantaloni. I mercati giudicano i fatti, e i fatti
al momento non sono molto positivi, perché in aggiunta alle promesse della Meloni ci sono anche quelle di Letta. Fabio, dimmi, dimmi. Senti le dichiarazioni della Meloni. I'm very cautious. Sentiamo un po'. A responsible person before having a full picture of the resources that can be invested can imagine wrecking the country's finances, she told Reuters. Sì, sono appunto dichiarazioni di principio. Poi riguardo alle promesse elettorali, dice: we have put down on paper a few things that depend on state accounts. The first thing we would have to do would be the budget law, and we clearly intend to make it within the parameters that are required. Sì, ma sono di nuovo dichiarazioni molto vaghe. Che significa i parametri che saranno richiesti? Richiesti da chi esattamente? Cioè, se lei dicesse va bene, intendiamo rispettare il vincolo del 3% nel rapporto deficit-PIL, allora quello è un segnale preciso che impegna in qualche modo anche gli alleati nella coalizione di destra. Insomma, se dice sì, insomma, poi vedremo, non vogliamo che è un'interpretazione in conflitto con l'idea che il messaggio intende veicolare. Perché quando un debitore, no, ti racconta la storiella, no? Il creditore gli fa una domanda precisa: senti, ma tu quando è che mi restituisci i soldi? E il debitore comincia a fare: ma adesso sai, vediamo, aspetto l'eredità della zia America. No, vedi, cassa stratosferico. Quando il debitore comincia a inventare storielle o poco credibili o fantasiose o addirittura fuori dalla realtà, il debitore, il creditore, motivo per cui se già da adesso montano le scommesse contro i titoli del debito pubblico italiano, tu puoi immaginare che cosa succederà nei prossimi 2 mesi. Certo. Io non, ho sempre questa impressione che non ci si renda conto della delicatezza del momento, cioè della fragilità delle finanze pubbliche italiane, che sono appese a un qualcosa che è estremamente impalpabile, cioè la fiducia. La fiducia non la misuri, non la tocchi, però quando la perdi, quando un paese perde la fiducia sui mercati internazionali, perde la fiducia poi dei risparmiatori, perché non è che i mercati siano marziani. E allora basta un non nulla per finire a gamba all'aria. E parte la Grecia, ci sono esempi meno conosciuti, come, non so, il Portogallo, l'Irlanda, no? Di cui adesso ci siamo tutti scordati perché, bene o male, sono state situazioni in cui sono intervenute le autorità europee e hanno riportato la situazione
alla normalità, ma quelle situazioni sono degenerate in tempi molto brevi. Poi la Grecia è stato, come dire, il caso più eclatante, quello che ha richiesto maggiore sforzo e che è finito, almeno nella fase acuta, il piano di risanamento della Grecia si è concluso pochi giorni fa, quindi a distanza di 11 anni, 10 anni abbondanti. Noi rischiamo di trovarci in una situazione che richiederà 15 anni per normalizzarsi. E io non so tu, Alberto, ma la mia percezione è la percezione di una classe politica in campagna elettorale che fischietta e pensa a misure totalmente slegate e totalmente avulse dalla realtà, dalla gravità della situazione e dalla fragilità delle finanze pubbliche italiane, insomma, dalla precarietà di tutto. In pratica, Fabio, non farà tempo a prenderle queste misure, perché già quando si forma un nuovo governo siamo in affanno, capito? A metà ottobre siamo in affanno. Esatto. Per cui scatta l'emergenza conti pubblici e le misure vengono rimandate a tempi migliori. Capito? Io penso che nella pratica succederà questo, quando la Meloni ti dichiara... Sì, sì, ma... Dichiara, a parte le promesse, faremo quello che è necessario, non ho nessuna intenzione di sforare i conti pubblici, lascia pure che Salvini e gli altri dicano e Berlusconi dica, lei promesse non ne sta facendo. Quindi nella pratica succederà quello, si fa il governo in piena emergenza. Sì. Ma la gravità di questa emergenza, secondo me, viene esacerbata. E sai, esacerbare una situazione già precaria per 2 mesi ti fa arrivare alla resa dei conti praticamente già steso al tappeto. E se guardo a misure precise, no, cioè segnali precisi, che sono sotto gli occhi di tutti, come faccio da operatore nel mercato a sentirmi rassicurato? Quando mi si candida Tremonti, che è il ministro dell'economia che ha portato il paese al baratro, che spara una serie di boiate sesquipedali nelle sue interviste, quando nero su bianco c'è scritto nel programma elettorale che il PNRR deve essere rivisto, non si sa neanche come, perché i storni di bilancio eccetera eccetera, capisci bene che secondo me c'è una sottovalutazione, come dicevo prima, estremamente pericolosa della gravità, della fragilità della situazione attuale. Poi sì, nel momento in cui si insedia il nuovo governo, l'Italia è sotto attacco speculativo, come si suol dire, poi è chiaro che una volta sbattuto il naso contro un muro di cemento, si va al pronto soccorso e si cerca di... Sì, 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 però Fabio, anche la sinistra fa promesse irrealizzabili, capito? La quattordicesima. Il problema è quello di non sbattere il muso. Sì, ma anche la sinistra fa promesse irrealizzabili, tipo la quattordicesima mensilità, quelle cose lì. Capito? È tutto l'arte. Ma questo non fa che. Sì, sì, sì. Sì, non è che. Ma questo non fa che. Che esacerbare la percezione negativa, perché dicono vabbè, anche se vincessero gli altri nell'ipotesi
abbastanza remota, stando ai sondaggi, che vincessero gli altri, la musica non cambierebbe. Ecco, questo in un certo senso rende la situazione ancora più precaria. Va bene, Alberto, volevamo fare questa piccola... No, io sono confortato da questa intervista della Meloni a Reuters, capito? No, io che ti devo dire, anche volendo credere alla buona fede, alla volontà di rispettare gli impegni, il mio timore è che... i mercati percepiscono che i rischi di, non di un default, ma comunque di una di un aumento sostanziale dei rendimenti sui titoli pubblici fosse estremamente più alto, lì ti sfugge la situazione di mano. Perché le crisi hanno delle gestazioni molto lunghe, durante le quali poi la gente pensa, ma sì, vedi, non ci dobbiamo preoccupare, la situazione è grave, però ecco, al momento riusciamo a tenere le posizioni, riusciamo a cavarci, cioè. Poi arriva il momento che dopo una lunga gestazione si arriva al punto di rottura. E lì le misure normali, le misure diciamo ortodosse, le misure di buonsenso diventano completamente inefficaci. Andiamo a vedere, Fabio. Va bene, Alberto, ti mando un abbraccio e insomma ricordiamo ai nostri amici di iscriversi al canale e di mettere un like se ci vogliono aiutare a essere più visibili nell'algoritmo di YouTube. Va bene, ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.